the Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics. The other half goes to Giorgio Parisi. Tutto questo, in un altro momento, anche semplicemente qualche anno fa, mi avrebbe solo inorgoglito e riempito di gioia. Invece, adesso no. Perché? Allora, innanzitutto bentornati e bentornati su questo canale, sono non poco felice di essere finalmente riuscita a fare di nuovo un video, perché vabbè, aggiornamento veloce per chi non è sui social, sono in una nuova città, a Trieste, perché sono stata ammessa al master della SISSA in comunicazione della scienza, quindi tutte cose meravigliose che però mi hanno preso tanto tempo e me ne continueranno a prendere, quindi probabilmente riuscirò a pubblicare un pochino di meno, però pubblicherò lo stesso, tranquilli, non vi preoccupate. E ci tenevo a fare questo video perché, vabbè, come tutti quanti saprete, ad ottobre sono stati annunciati i Nobel e il professore della Sapienza, Giorgio Parisi, ha vinto il Nobel per la fisica, per il suo contributo alla comprensione dei sistemi complessi, eccetera, eccetera. E questa notizia ha generato in me in realtà delle sensazioni e delle emozioni molto contrastanti. Cioè, se da una parte sono stata effettivamente felice e orgogliosa, per esempio proprio sul gruppo della community, il gruppo Telegram della gente gaiarda, se volete i link sono in descrizione, avevano mandato un audio dei professori tutti felici che festeggiavano questa cosa e diciamo questo mi aveva commossa, ero molto felice, però dall'altro lato ho avuto subito un senso di paura, di ansia, cioè mi sono figurata tutte le cose negative che questa cosa poteva portare e quindi al posto di essere felice sono stata invasa da questo sentimento di paura. Ma perché? Allora, innanzitutto faccio una brevissima premessa che questo non è un video che ha chissà che velleità pedagogiche, cioè è il tipico video di dialogo, domanda e risposta, cioè io vi dico un po' queste sensazioni che ho avuto, anche ovviamente basate sulle cose che studio, e voi mi dite che cosa ne pensate voi, quindi insomma sezione commenti più aperta che mai e fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Ma insomma partiamo subito, perché quello che studio mi ha dato dei possibili strumenti per rendermi conto di possibili degenerazioni e rischi di questo avvenimento e di questa dinamica? Beh, come voi saprete se siete qui, se non lo sapete potete recuperarvi tutti quanti i video, io mi occupo di filosofia della scienza e di sociologia della scienza, quindi di tutti quei modi in cui la scienza può essere considerata ed è considerata sociale e tutti quei momenti in cui scienza e società si incontrano, semmai possono essere considerate divise, ma in ogni caso. E il premio Nobel è un perfetto esempio di questa dinamica, perché è il momento in cui un'onorificenza scientifica entra nel dibattito pubblico, perché la funzione del Nobel è praticamente sociale, comunicativa, c'è un'enorme copertura mediatica, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, tutte le dinamiche sociali e pubbliche della scienza possono essere ritrovate molto bene nel premio Nobel. Quindi, se si parla di Nobel, si possono fare davvero tantissime considerazioni. Si possono fare considerazioni sociali, si possono fare considerazioni psicologiche, insomma, ci sono tutta una serie di fattori da analizzare che sono particolarmente interessanti e alcuni dei quali li sento davvero molto vicini, cioè li sento che mi riguardano davvero personalmente e quindi insomma ne volevo parlare con voi. Come per ogni ragionamento che si rispetti, secondo me una cosa molto utile da fare è un inquadramento storico e quindi direi di partire da questa considerazione di carattere storico-sociologico. Cioè il fatto che il premio Nobel, cioè l'istituzione stessa nel Novecento del premio Nobel, non è un atto neutro, ma si va a inserire in una precisa disputa che ha radici ben profonde sulla paternità individuale della scienza. Cioè dal Settecento in poi circa ci sono due scuole di pensiero, una che vede i risultati scientifici come il frutto di un'intuizione genialistica e individualistica e un'altra, al contrario, che li vede come il risultato di uno sforzo, diciamo, collettivo
deterministico, cioè in cui il singolo scienziato non fa davvero la differenza nelle singole scoperte, perché ci si sarebbe arrivati comunque, cioè ci si sarebbe arrivati, diciamo, necessariamente. Ecco, a partire dal Settecento in poi si va sempre di più verso l'interpretazione individualistica, perché gli scienziati iniziano ad essere celebrati, si fanno delle statue, eccetera, eccetera, e il premio Nobel si inserisce proprio in questa tradizione, quindi nella tradizione della celebrazione individualistica del genio. Quindi, secondo me, già a partire da questa considerazione è interessante, perché ci fa capire come già questa istituzione non è un fatto neutro, e questo è un buon punto di partenza. E lo è soprattutto alla luce di quello che accennavamo prima, cioè del fatto che il premio Nobel ha una funzione in realtà molto più pubblica e sociale che scientifica. Cioè, se si vanno a vedere appunto gli studi sociologici anche in merito, si vede che l'impatto più grande che ha il Nobel non è tanto all'interno della comunità scientifica, anche se ovviamente anche in quella adesso lo vedremo, ma soprattutto tantissimo nei riguardi della società, cioè proprio di presentazione pubblica della scienza agli occhi della collettività. Infatti il premio Nobel ha innanzitutto una copertura e una rilevanza mediatica incredibile, cioè ha proprio avuto nel tempo la funzione di modellare l'immagine della scienza agli occhi del pubblico, cioè gli scienziati sono tipicamente nell'immaginario i premi Nobel, quindi c'è un impatto fortissimo in questo senso, e c'è anche proprio spesso una mediatizzazione dello scienziato del premio Nobel, quindi questa rilevanza che alle volte diventa proprio una costruzione mediatica. Si pensi a Dulbecco in Italia, che gli venne fatto condurre il Festival di Sanremo, e non parlo per invidia, non parlo per invidia perché amo Sanremo, giuro, non parlo per invidia, scherzo. Insomma, gli scienziati vengono effettivamente trattati, dopo aver vinto il premio Nobel, come degli eroi nazionali, che poi anche qui, no, il valore dell'universalismo e della scienza che non ha confini geografici proprio se ne va a farsi benedire, perché veramente campanilismo che manco ai mondiali, e vengono, non lo so, invitati ai programmi televisivi, eccetera. E tutto questo, tutta questa copertura, tutta questa pressione anche mediatica, ha chiaramente un impatto nella popolazione non indifferente. Per esempio, un caso che viene spesso citato è quando dopo il Nobel per la letteratura all'autrice canadese Munro, non so se si pronunci così, praticamente in Cina in una notte il suo libro era sold out, eccetera eccetera. Quindi tutto questo ha un impatto che non può essere trascurato. Ovviamente questo boost di fama ha un effetto anche all'interno della comunità scientifica, ma non come forse ci si aspetterebbe di più a livello pubblico. Ha un effetto in realtà in virtù più che altro di quella influenza bilaterale che c'è fra scienza e società, che lungi dall'essere due mondi distinti, sono in realtà due mondi fortemente interconnessi e interdipendenti. E quindi si vede che nel caso del premio Nobel vengono addirittura esasperati tutti quegli effetti negativi che ci sono nella scienza, di cui avevamo già parlato sul canale, come ad esempio l'effetto San Matteo. Chi non avesse visto il video ve lo lascio in descrizione, che è appunto il fatto che alle volte, lungi dall'essere esenti dal principio di autorità nella scienza, sia che molto spesso le persone già influenti e già famose lo diventano sempre di più in modo esponenziale, a scapito invece delle nuove leve, tra virgolette. Oppure, che so, si vede che aumentano esponenzialmente le citazioni agli scienziati vincitori di Nobel da prima a dopo il Nobel, quindi c'è questo aumento che non può essere spiegato sulla base di logiche scientifiche, eccetera eccetera. Quindi, insomma, anche nella scienza si vede che c'è sicuramente un effetto molto potente dell'insegnazione di questi premi. E quindi arriviamo al punto del video, cioè a quello di cui appunto volevo parlare con voi, che è quello che mi preoccupa, che è quello che mi mette paura, e cioè la gestione di tutto questo potere. Cioè, tutto questo potere mi preoccupa da almeno due punti di vista: uno, un punto di vista psicologico, e due, un punto di vista sociale. Mi spiego meglio. Partiamo dal primo, cioè dal punto di vista psicologico. Io stavo riflettendo che nel momento in cui una persona vince un Nobel, succede una cosa molto particolare, cioè che quella persona
al posto di essere uno scienziato, un professore, un ricercatore, diventa in quel momento un Nobel. Cioè si ha proprio come una ridefinizione ontologica, potremmo dire, cioè una ridefinizione proprio dell'identità personale. Cioè Giorgio Parisi non è più Giorgio Parisi, professore, bla bla bla, ma è il Nobel Giorgio Parisi. Quindi si ha proprio una ridefinizione della sua identità. Quindi questa è una cosa profondissima a livello psicologico e soprattutto non è un'identità casuale, perché noi al Nobel asseriamo delle qualità quasi superiori, cioè nel senso il Nobel nel nostro immaginario è proprio esempio di superiorità intellettiva, di brillantezza, di acume, di genialità, di genio. Quindi una persona da un momento all'altro si vede attribuite queste qualità quasi sovrumane, cioè quasi inumane, e questa deumanizzazione, questa spersonalizzazione, secondo me, ha degli effetti profondissimi a livello psicologico. E ci rifletto tantissimo, perché come vi dicevo prima è una cosa che un po' sento da vicino, cioè sento che mi riguarda da vicino, perché io ho il terrore che possa accadere questa cosa, ovviamente molto più in piccolo, molto più in piccole dimensioni, perché essendo esposta su internet, non so, potrebbe succedere un giorno che magari uno ha, che so, va virale oppure ha un boost di attenzioni eccetera eccetera, e io ho tantissima paura di questa deumanizzazione che può avere una persona su internet. Ecco, sto dicendo personaggio perché c'è, cioè, proprio ultimamente ho avuto una discussione, cioè una conversazione in cui tipo mi si diceva: ah, ma sei personaggio, persona, tipo così, no? E quindi c'è, cioè, l'idea di poter essere percepita, cioè di io che parlo qui su internet possa essere percepita come un personaggio, è una cosa che mi ha alienato tantissimo, cioè mi sono sentita stra spersonalizzata e deumanizzata in quel momento. Io sono stata alienata tipo per 24 ore, no? E quindi questa è una cosa che mi preoccupa tantissimo a livello psicologico. Non a caso gli effetti di questa pressione fortissima psicologica che si ha dall'avere incrementati da un giorno all'altro fama, successo, interesse, eccetera, eccetera, è stata proprio oggetto di tutta una serie di studi che si sono messi a vedere appunto l'effetto che vincere un Nobel ha sulle persone, e si è visto che effettivamente spesso questi effetti non sono tanto positivi. Forse qualcuno di voi avrà già sentito parlare del cosiddetto Nobel Prize Effect, cioè appunto l'effetto premio Nobel, che si traduce alle volte in una, per esempio, diminuzione della produttività, cioè lo scienziato non riesce a essere più tanto produttivo perché magari non riesce più a lavorare su problemi semplici, oppure addirittura alle volte si parla di Nobel Prize Disease, cioè proprio malattia da premio Nobel, che è quella che nota come spesso alle volte dopo aver preso il premio Nobel gli scienziati si avvicinano a posizioni non convenzionali nei riguardi della scienza, in particolare si avvicinano a posizioni che vengono considerate anche antiscientifiche. Uno degli ultimi esempi è proprio quello di Montagnier, che avalla l'omeopatia, che è antivaccinista, eccetera eccetera eccetera, pur essendo appunto un premio Nobel. E si è supposto, questi sono speculazioni, che magari è proprio il fatto di sentirsi intellettivamente superiori che dà un po' la percezione di potersi esprimere su temi e tematiche anche magari distanti dal proprio ambito di ricerca, eccetera eccetera, oppure è proprio perché vengono a questi scienziati dalla società, dai media, eccetera eccetera, chieste opinioni su temi lontani dal proprio ambito di ricerca. E qui arriviamo al secondo punto che volevo trattare, cioè le implicazioni sociali di questa cosa. Infatti questa mitizzazione, cioè la creazione di queste figure, ha un ruolo molto forte dal punto di vista sociale, cioè ha delle forti implicazioni sociali, perché queste persone diventano di per sé delle fonti epistemiche, cioè hanno proprio il ruolo quasi appunto epistemologico di validazione del sapere, cioè per dirla in poche parole diventano proprio delle autorità della conoscenza.
scienza. Quindi quello che dicono loro non è che me lo sta di Peppe Erlattaro, ma lo stanno dicendo dei premi Nobel. E quindi questa cosa fa sì che le loro affermazioni possono essere considerate con uno status speciale a livello di opinione pubblica, e quindi quello che dice il premio Nobel può essere considerato molto più valido di essere ascoltato, per esempio, di quello che dice un'altra persona, anche se magari sta dicendo una cosa che non c'entra niente con il suo ambito. E questo mi preoccupa particolarmente. E arriviamo a un altro punto che forse qualcuno di voi si è chiesto, non so, dalla copertina oppure da altre cose, che ha a che fare con invece un altro caso di questi giorni, che è il caso Barbero. Barbero, no? Alessandro Barbero, storico, famosissimo. Anche lui è stato molto costruito da questo punto di vista, cioè ha un seguito incredibile, è uno storico sicuramente bravissimo, un divulgatore bravissimo, che viene quasi, è stato quasi mitizzato in questi anni. E ultimamente se ne è uscito con delle cose un po' controverse, per esempio contro il Green Pass, oppure ha fatto un'affermazione l'altro giorno che è stata considerata un po' sessista, anche se lui, vabbè, in realtà si stava semplicemente facendo una domanda, però vabbè, non entro nel merito della questione. Però ecco, al netto del fatto che io sono felicissima che ognuno possa dire la sua opinione, anche sbagliata, anche su un campo che non lo compete, perché questa è la democrazia e un clima di censura intellettuale mi fa rabbrividire, quindi posto questo, è molto pericoloso che a una persona si dia il potere di, non lo so, avere un intelletto superiore, e quindi quello che dice in qualsiasi caso deve essere considerato giusto e quindi si deve giustificare, eccetera eccetera. Cioè questa mitizzazione è molto pericolosa, mi preoccupa moltissimo. Però c'è un ma, nel senso che avviene questa cosa, abbiamo visto qual è il percorso storico che ha portato all'istituzione del Nobel, quindi abbiamo visto anche un po' i motivi per cui si è arrivato a questo punto e per cui avvengono queste dinamiche, che possono essere preoccupanti. Non so se siete o meno d'accordo con me lo direte nei commenti. Però a questo punto che si fa? Cioè, qual è la soluzione pratica? È una cosa che io mi sono chiesta, perché effettivamente, secondo me, mitizzare, cioè idealizzare, è una cosa perfettamente umana. Cioè io credo che come esseri umani noi abbiamo bisogno di idealizzare, di miti, noi abbiamo bisogno di miti, è una cosa che ci fa stare bene, che ci fa sognare, cioè l'idea che nella nostra mente possano esistere delle persone perfette o superiori, ci può fare da modello, ci può spronare ad essere la parte migliore di noi stessi. Cioè io credo che sia un'idea proprio che ci fa bene a livello umano, e soprattutto è una cosa che avviene naturalmente, quindi non si può affermare, cioè non ha senso dire ah, è sbagliato e quindi boh, non dovrebbe esistere, non, no, assolutamente no. Quindi a questo punto cosa fare? Cioè qual è la soluzione? Beh, la risposta che mi sono data, che è poi un po' il motivo per cui ho fatto questo video, è che la cosa più efficace che noi possiamo fare ad oggi è inserire questa riflessione nel discorso pubblico e inserirla fortemente, cioè il fatto che queste persone che noi mitizziamo sono in realtà esseri umani fallibili e limitati, e soprattutto sono iperspecializzati, perché per come è settoriale e settorializzato il sapere oggi, noi possiamo essere esperti solamente di una piccola porzione di sapere. Quindi se queste persone possono davvero essere fonti epistemiche, lo possono essere solo in relazione al loro ambito di specializzazione, che è davvero una cosa minuscola rispetto a tutta la conoscenza. Quindi questa cosa va sottolineata fortemente, e soprattutto lo va fatto prima che queste persone possano dire qualcosa che non ci piace, perché noi, vabbè, col nostro bias di conferma come umani, appena vediamo una cosa che ci può essere utile noi subito la prendiamo come buona e non ci smuove più nessuno. Quindi questo discorso va fatto prima, in modo che le persone sono effettivamente educate e già pronte a questa possibilità, al fatto che queste persone a una certa potrebbero dire le cavolate, per essere francese. Quindi insomma, niente, boh, pensavo questa cosa, che secondo me lo dovremmo dire tantissimo nel discorso pubblico, ed è la cosa più efficace che possiamo fare riguardo questa paura che ho. Non lo so, voi che cosa ne pensate? Fatemi un po' sapere nei commenti, e niente, creiamo un po' di dibattito, fatemi sapere.